Signori, 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 in teoria avrei finito il video da registrare oggi, non è vero perché ho intenzione di provare a fare la missione evento messaggero di distruzione, che prevede l'uccidere un nero gigante arcitemperato, ragazzi, quindi arcitemperato molto più pericoloso e mostro temperato e molto molto più potente. Perciò ho appunto già detto che starò zitta probabilmente tutto il tempo, perché dovrò essere stia concentrato, perché ho detto che questa missione la voglio fare, ci voglio mettere, voglio sconfiggere almeno un mostro arcitemperato nella mia vita. Sinceramente, cioè, di solito è da 2 anni quasi che gioco a Monster Hunter e non ho mai sconfitto un mostro arcitemperato. Voglio sconfiggere almeno uno, cavoli. Perciò ci metterò l'anima per far fuori questo mostro. Grado 50 superiore, come vedete, messaggero di distruzione. Ricordo quando quella bestia comparve improvvisamente, sentii un corno la cui melodia evocava la distruzione. Fallo smettere, così potrò riprendere le mie ricerche. Ricevuto. Signori, mostro accettabile, ho nominato 100.000 volte. Non mi ricordo se ho mai detto la descrizione dei mostri, di come sono fatti i mostri accettabili, solo perché letteralmente anche loro mostri normalissimi, con l'unica differenza che forse non mi sentirete, comunque hanno la differenza di avere questi riflessi bellissimi sul corpo, metallici, e però appunto sono anche molto molto più cazzuti e molto più infami. Ho già detto appunto che questo nero gigante arcitemperato ha un attacco stra-infame che tutte le volte mi rendeva un'utopia il sconfiggerlo. Ma adesso che però, ragazzi, sono strapotente, cioè... non esitare, vieni a comprare, qua fa le rime adesso questo. Però appunto, siccome adesso c'ho la... per appunto l'armatura 960 e ciò adesso metterò l'arma che fa danno da drago, perché l'arma dello Dragon Dragon che non è ancora completa, ma che comunque la metto perché sì, perché voglio fare, lo stavo sconfiggendo con quell'arma l'ultima volta che stavo giocando, quindi ieri, vigiare infernale quello, che tra l'altro ha affinità 25% 20% e quindi fa taglia tantissimo quest'arma, cioè veramente ogni 3 secondi compariva, si sentiva il suono di quello che tagliava, di quando tagli, di quando ha l'attributo tagli, perciò è veramente abbastanza potente. Perciò ho intenzione di farlo fuori con questo. Ho già detto sempre qualche episodio fa che avevo fatto fuori, lo stavo facendo fuori in neanche 30 minuti. Bene, perciò sei pronta per un'altra missione? Vediamo di darci da fare. Signori, nel gigante arcitemperato sta qui. Guardate adesso com'è bello, guardate che bello. Sembra normale, ma se guardate bene c'ha i riflessi metallici, che tra l'altro, ragazzi, il bello del gigante arcitemperato è che c'ha una musica favolosa. Fatto subito con fare cadere qualcosa in testa. Chiaro, no? Io parto così con il gigante arcitemperato. C'ha una musica spettacolare nel gigante arcitemperato, ragazzi, tutto per far capire quanto la Capcom ci tiene a questo mostro. Ok, signori, comincia.
tengo a dire che il salto durante questo scontro mi funziona quasi sempre, quasi, Così di coda già tagliata, per farvi capire quindi quanto taglia quest'arma. Tirati su. Questo, ragazzi, è l'attacco infame, è questo. Questo attacco salto all'indietro è veramente odioso. Devo riuscire a sfruttare il fatto di avere molta difesa e il fatto di essere armata fino al collo, fino ai denti, sì, cioè di solito sono armata fino al collo perché non sono mai armata completamente in modo da sconfiggere egregiamente un mostro, lo sapete bene, un mostro, cioè mostro potente, sottinteso. Montato, vai così. Ah sì, un'altra cosa che non ho detto, ragazzi, di questo del gigante, gli aculei gli crescono veloci il doppio rispetto al nel gigante normale. Perciò immaginate quanti aculei mi può tirare addosso ogni volta che tipo fa una schiacciata e qualcosa. Comunque, attacchi in cui ci mette la testa, nel vero senso della parola. Dai, azzerati, perfetto. Priorità al naso, leva. Non ho bisogno del priorità al naso adesso, ho bisogno di concentrazione. Tirati su. Sta arrivando anche un pusciolo da acci temperato, ragazzi. Ecco, gli altri draghi anziani in questa missione compare un drago anziano per fare la disputa territoriale con il vero gigante. Io spero sempre che ovviamente succeda. Eccola qui, disputa territoriale, perché a volte non succede. Ed è quella lì la parte peggiore, perché succede che per l'appunto c'è anche il Pusharo o il Teoste a volte che rompe i coglioni per un pochino e non è bello, saprete. Perché è sempre acci temperato, quindi eccolo qui che se ne va. Intanto il nostro Ine Gigante acci temperato si è incazzato, ovviamente. Questo Ine Gigante è sempre incazzato in realtà, ragazzi. Vai, Gogito forte! Ecco. Ok, questo vuol dire che è incazzato. Molto. Sì, va bene che è sempre incazzato, però molto incazzato questa volta. Sono morta così l'ultima volta che ho salto. Sono morta così come una scema. Dopo essere morta tre volte perché valuto la vita extra, no? Metà vita. Ecco, beh, sono già a metà vita. Quindi non impiego molto, però comunque è sempre fortissimo. Ah, anche stavolta non sono sprovvista di bevande fresche, mi servono, Dio santo, mi servono. Perciò vado qui un attimo dove ci sono i fresco funghi. S-
se veramente scopro che una zanzara di merda mi ha fatto un beccone, io non mi sono accorta della presenza della zanzara, giuro che spiego. Cioè no, perché veramente c'ho un prurito che pizz sul naso, che a voi non frega assolutamente niente, ma mi distra. Io non devo essere distratta. Vedi, si valutano tante, vedete, si valutano tante cose quando si dà la caccia a un mostro. Come può un cacciatore dare la caccia a un mostro se è sconcentrato dal prurito al naso? Ok, la bevanda fresca dura 10 minuti. È strastanco, mio Dio! Via, 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 via. Ok. Bisogna per forza, ragazzi, schivare questo attacco e salto. Ho già testato che correndo non lo schivi, perché alcuni ti beccano comunque. Lì dietro, perché perdono, l'ho fatto cadere. Adesso è pericoloso stare dietro, perché per l'appunto con questo salto indietro ti becca più indietro che davanti. No! Sì, vabbè. E vita extra andata. Però sono ancora in piedi, cioè sto alzando. Adesso sono in piedi. Sono ancora in piedi. Non svenire con le artigliate, per favore, personaggio, grazie. Che volevo lì a Milano, perché è scesa all'affinità blu, ma lo stesso. Cioè, è un'affermazione, non una domanda. Recupera vita, recupera vita. Ho usato pozioni su pozioni. Vai così, un cordo rotto proprio bene quando stava per tirarmi la zampata in faccia. Faccio male, madonna santa.
passare sotto da dietro funziona, cioè per andare dietro funziona. Raga, batto ritirato un secondo che devo risistemarmi qua le pozioni, ami, devo risistemarmi tutto. Porca puttana, ho visto nella mappa, è stato terrificante. Sì signore, ma io devo un secondo riprendermi, cioè io me ne posso andare e lei non, non può smettere di seguirmi, è proprio un infame. Devo battermene, è ritirata così, mi devo sistemare un attimo, Dio santo. Adesso si è perso batteria tirata. E anche ora. No, scusatemi ragazzi, perché voglio che questa sia la volta buona che faccio fuori questo fottuto nel gigante arcitemprato. Era troppo tempo che sono di farlo fuori quel bestione. Quindi possiamo mangiare di nuovo, tra l'altro, perché sono passati 10 minuti. Cioè più di 10 minuti sono passati. Perciò vai, aumenta attacco. Ecco, vedete che è appunto, visto come l'elmo che ho è chiuso, quando devo mangiare il mio personaggio si toglie l'elmo. Bello, ci sono tuoni e fulmini. Ok, avevo un vuoto di memoria. Ma vaffanculo. Tutte le volte che ricevo quindi funziona sempre. Cosa succede? Non funziona il salto. È bastardo, ragazzi, è bastardo. È bastardo come questo mostro infame. È caduta, cioè non è caduto, ora è caduto, non l'ho visto, non l'ho visto fluttuare in aria, sbaglio. Montalo di santo, voglio spaccargli l'altro corno. Un'altra volta. Madonna. Guardate che bei riflessi metallici che c'ha al sole. È fantastico. Cioè, i mostri accettati li adoro per questo. Se non fosse per il fatto che per appunto sono stra difficili da far fuori, a meno che per appunto non sia già in chiado maestro. Perché vedete che io adesso non ci sto impiegando molto. Però vedete che attacchi forti che tira. No, stavolta non sono riuscito a spaccargli l'altro corno con me, è successo. Col primo, non è successo, no? Sinceramente, quanto ricordi con quell'attacco volato, vola e schiaccia? Sinceramente evita quindi di morire per mano di quell'attacco personaggio, grazie. Tira un calcio a sto rospo. Non mi ricordo se... No. E comunque l'ho tirato per niente, perché la butta adesso se ne va.
fatto una bella freschetta e eliminato, che se ne frega, non siamo più nella zona calda dei cristalli. Ok, 3 2. Guarda lì, sei stanco. E vai così, ho spaccato anche l'altro corno. Due corna ragazzi, sempre da spaccare. Così rendi cornuto uno scornuto. Cioè così rendi il drago cornuto uno drago scornuto. Questa è bruttissima. Oh, vai così. Per fortuna sai funzionato, altrimenti scleravo, salto. Vuoi contrattaccare, bastardo? Ah, io sono più veloce? No, non è vero. Sono lenta come l'anno da fare, comunque. Questa è la volta buona che ti batto, bastardo. Spero che sia la volta che lo batta. Prima volta. Spero che sia la volta buona che lo batta. Comunque, sì, ragazzi, in entrambi i casi non bisogna mai cattare vittoria troppo presto. Fate adesso, quindi mi rimangio quello che ho detto. Guarda, lì come scende, che figo che scende in picchiata. Comunque il nostro amichetto ormai però non gli manca molto, questo non me lo rimangio. Non gli manca molto perché il battito cardiaco è sceso alla terza, cioè è cambiato un'altra volta, per la seconda volta il battito cardiaco è sceso al minimo. Questo vuol dire che fra poi il nostro signorino andrà a rifugiarsi alla tana a dormire. Infatti mi sono preparata le bomba botte, non so le mega purtroppo, ma almeno due volte hai qualcosa in testa, anche se io ho spaccato le cose, non vi pare? Mi ricordo una volta che lo stavo riuscendo per miracolo ad ammazzare, per appunto che non mi ricordo a che grado ero, sta di fatto che però poi sono morta come una erede e mi pare che sono morta nello stesso modo in cui sono morta ieri, quindi quando sono tornata a riprovarci, che appunto l'ho scoperto che era ricomparsa la missione, quindi immaginate la tristezza ieri, più o meno morta nella stessa maniera con cui ero morta l'ultima volta che ci avevo provato, e poi dopo era scomparsa la missione perché non potevo più riprovarci per un bel pezzo. Sento che però gli tiro, faccio 100 di danno. Anche lui me ne tira, infatti devo stare attenta. Volta che muoio, speriamo che non muoia un'altra volta. Vedi, è canta vittoria troppo presto, cosa succede? Che cretina che sono, lo so, sono una cretina. Intanto stavo morendo, però ragazzi, c'è il teschietto, vuol dire che stavo morendo, vuol dire che adesso la devo finire. Adesso ragazzi, sì, adesso andiamo a dare una bella lezione a quel dragone. Non mi sono messe le bomba botte, quanto può essere bugiardo il mio cervello che mi fa credere che mi sono messe le bomba botte quando in realtà non me le sono messe. Ah no, ok, me le sono messe. No, e allora perché non compaiono? Ah, perché sono in accampamento. Sono contrassegnata da una X. Ecco perché non le vedevo. Ma
Allora, noto con grande piacere che molto probabilmente il signorotto, il nostro signorotto nel gigante, è andato nella sua tana a dormire. Adesso vengo lì e te ne do 4. Te ne do 6, anzi, te ne do 10. Bello che sotto questo punto di vista ha talmente bisogno di riposarsi nel gigante che ogni volta che magari sveniamo, ed è appunto la terza fase in cui lui è lì all'accampamento, è lì a dormire, lui dorme subito così come noi veniamo riportati all'accampamento. E quindi ritorniamo che sta ancora dormendo. Si è messo a dormire, ovviamente. L'ho detto, raga, l'ho detto, è successo. Come al solito è lì che non si sa che cosa abbia, ma sembra che tutte le volte abbia più problemi a dormire. Io continuo a dire, poveretto, avrà gli incubi. Sicuramente non avrà più incubi dopo che l'avrò ucciso. Certo, adesso ragazzi parte la fase infame, più infame. Perché per l'appunto ora il salto comincerà a non funzionare più bene. Se vi ricorderete anche la quando abbiamo affrontato nella modalità storia normale di Monster Hunter World è successo. Anche questi Apulei c'erano, me li ricordo molto bene. Anche questi Apulei, stavo dicendo, c'erano. Questi che cadranno dal soffitto, questi stalattiti, me li ricordo molto bene. Bene, che a volte ci sono, a volte non ci sono. Adesso ci sono sempre. Mi lascio tregua, raga. Oh mio Dio, si deve calmare. Sì, però il problema è che nell'ultima fase non si calma, quindi devo farlo fare così. Vai così, montato. E adesso ti finisco, bastardo. Bastardo, i numerini, bastardi tutti fino all'ultimo. Tutti bastardi, anche l'ambiente. Sono ancora viva. E si incazza ancora. È su un punto di morte. Ci credo che è sempre incazzato, ragazzi. Quando sono sempre incazzati vuol dire che stanno per morire e però vogliono sopravvivere il più possibile. Maledetto, maledetto. Oh, ma fa male anche a lui, ovviamente. Fa male anche a lui, meno male, cavolo. Se ce l'avevano solo tutti contro di me, non mi andava bene, sinceramente. Madonna, che è caduto come un imbecille! Non ho detto che sono imbecille, no! No! Oh
Incredibile, mi sono riuscito a salvare. Fatidica fase in cui il mostro sembra non morire mai, raga. Stiamo qui per mezz'ora finché non muore. Ok. Grazie, lo gatto. Ma no, porca. Sempre la sedia come al solito che fa casino. Questa che sentite la sedia. Ritorno indietro perché so già che sicuramente si sarà messo a dormire. Fa sempre così lui. Penso, spero che abbia così, così tiro le ultime due bombe in testa se non riesco a farlo fuori. Cioè che proprio mi mancherà pochissimo, cioè c'è ancora il teschietto nella. C'è ancora il teschietto nell'iconetta nella mappa in basso a sinistra, ragazzi, sta morendo, sta morendo. Scommettiamo che si è messo a dormire. Si è messo a dormire. Ma mai prevede il futuro, ragazzi. No, non è vero, perché sta prevedibile questo maledetto. Russa, russa ancora. Tanto ti tiro un altro paio di bombette in faccia. Bombette, perché... Mi ero dimenticata di avere i cristalli esplosivi equipaggiati. Scappi? Si era dimenticato del fatto che prima stavo cercando di uccidere? Raga, sta morendo pure la cassa del suono. Adesso sono una questione di sopravvivenza. Santo.
detto che adesso non moriva mai. Io non mi fermo finché non muoio, bastardo. Veramente a sto punto quando vai a morire dillo che lo... Non mi arrendo, raga, io non mi arrendo fino alla fine. Sto sudando. Mio Dio, ragazzi, ce l'ho fatta. Temevo che non fosse più morto. Mio Dio, temevo che non fosse più morto. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Ho sconfitto finalmente un nostro accidente. Non ci posso credere. Oh mio Dio, ragazzi, ce l'ho fatta. Beh, non ci speravo più. Veramente, temevo di non avercela più fatta. E invece... sì, invece sì, ragazzi, ce l'ho fatta. Sono riuscito a sconfiggere il mostro accidentato che desideravo sconfiggere da quando ero uscito quindi dalla scorsa primavera. Mi sta venendo in mal di gola, perciò credo che finalmente possa concludere qui gli episodi di oggi. Ragazzi, scusate, ma dovevo assolutamente provare a registrare un episodio su questa missione evento che avevo intenzione di registrare da un bel po'. Flusso pietra campione, libera e potere nascosto di balestre leggeri e pesanti. Fantastico. Carino, carino. Rovina del paese, rovina della rovina, gode del nuovo mondo, signore dei temperati. Ho passato un nuovo trofeo, un po' di tutto. Un momento, ragazzi. Avrei dovuto registrare solo due episodi, ma ne ho registrati tre. Incredibile. Comunque, ragazzi, lo volevo registrare assolutamente. Questo episodio mi si è trasformata la giornata da bruttissima a bellissima, incredibilmente sono stanca morta, ma sono contenta dentro per essere riuscita a sconfiggere questo benedettissimo neo gigante accidentato. Ragazzi, sono contentissima, perciò ragazzi direi che con questo possiamo fermare per il momento quindi il video di Monster Hunter World qui. Ragazzi, come ho già detto, continueranno, ma non so dirvi quando effettivamente usciranno. So solo dirvi che usciranno dall'8 novembre in poi i video sulla curva rotta accidentata, che per appunto uscirà
ridiventerà nuovamente disponibile su delle missioni evento. Ma ragazzi, le altre missioni non so quando effettivamente le esisterò, perciò ragazzi al momento io che il video di Monster Hunter World si possono concludere qui. Comincerò a completare anche le altre serie in corso a partire da Final Fantasy 12. Perciò ragazzi, se vi sono piaciuto ricordate, lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale se avete continuato a seguire il video, e noi ci rivediamo alla prossima. Ho perso la voce.